Che sta accadendo Avellino e Salerno, Serena? Ma è vero quello che leggo? Gianni, purtroppo sì, ti devo dire di sì, perché è una preoccupazione che c'è nell'aria. Praticamente ti leggo proprio questo titolo: Avellino e Salerno contro i napoletani, non provate nemmeno a festeggiare qui lo scudetto. Con l'avvicinarsi della festa scudetto, io faccio le corna, certo. Azzurre, leggo sempre, aumentano i malumori in alcune città della Campania. Molti tifosi delle squadre con maggiore identità territoriale dà fastidio vedere i napoletani fare festa nelle loro città. E io parlo sempre di Stati Uniti della Campania, ma mi rendo conto che è abbastanza ancora un sogno, probabilmente. Sì. È chiaro che non bisogna generalizzare, certo. Perché poi questi messaggi partono molto spesso da piccole tifoserie, magari non è tutta una città a pensarla, certo. Così. Allora io ho chiamato un attore, tra l'altro reduce dal successo, no, di una pièce teatrale diretta proprio da Antonio Capuano, Totò versus Beckett, avellinese, Carlo Maria Todini. Buongiorno, buongiorno. Ciao Gianni, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, tu mi dicevi che sei un super tifoso dell'Avellino e del Napoli anche, no? Allora, io sono un super tifoso solo del Napoli, devo dire la verità. Aia! Aia! Però sono, però, no, va bene. Sai benissimo i miei trascorsi di ultras nella curva. Dico, c'hai coraggio a dirlo in diretta, ma infatti, adesso tu vivi a Avellino. No, ma guarda che Avellino è una città tranquilla, lo sanno ormai, sono anni che io tifo Napoli e non ci sono mai stati problemi. Devo dire, anzi, che queste polemiche spesso nascono magari dai social, da qualcuno che vuole farsi notare, perché posso dire che noi per esempio qua siamo un gruppo di 20-25 persone, la maggior parte tutti di Avellino, che si riuniscono, vanno allo stadio, guardano le partite a casa. Carlo, fai bene a mitigare gli animi, però a me risulta anche da alcuni amici infiltrati tra Salerno, Avellino, ma anche Caserta, che c'è veramente una sorta di minaccia che circola sui social, no? Serena addirittura, che arriva da Caserta, sì, me lo stava nulla contro quello che hai detto, anzi io appoggio quello che hai detto, perché mitigare è la cosa migliore da fare. Allora Gianni, in realtà in questi casi si crea proprio una sorta di difesa della città, voglio usare proprio questo termine, dove alcuni tifosi, non tutti ovviamente, prima lo annunciano in un certo senso, proprio di evitare di fare festeggiamenti per la squadra del cuore, perché non è solo tanto il Napoli, per esempio a Caserta ci sono tanti tifosi del Milan, dell'Inter, quindi anche in quel caso si fa questo discorso. Ma allora io resto ancora un sognatore, la vittoria se dovesse mai accadere, io faccio sempre le corna, la vittoria del Napoli ha un significato, lo vogliamo dire, anche geopolitico fortissimo, dovrebbe essere il riscatto, certo, di una regione intera se non del sud. Io pensavo fosse così, no. Invece alcuni post, Carlo, no, dicono addirittura cose tipo: ognuno è libero di tifare per chi vuole, ma gentilmente andate a fare la festa a 50 chilometri. No, l'invito, guarda, allora, io posso garantire, sì, che io festeggerò sia ad Avellino e sia a Napoli, pure quando sarà, se dovesse succedere, il mio balcone sarà pieno, ma non solo il mio, anche di tanti altri amici che vivono ad Avellino. Avellino da sempre è stata una città accogliente, no? Basta vedere anche tutti gli artisti napoletani che spesso si esibiscono ad Avellino. Poi è normale, ci sta sempre la minoranza esaltata, ma quella minoranza noi la troviamo anche a Napoli, anche a ma per carità, ci sta, certo. No, però sono rumorosi, sono decine i post di Salerno, Avellino, di Caserta, che, sì, dicono più o meno la stessa cosa. Tu mi hai dato il numero del presidente Sarrubi del, sì, club Napoli di Monteforte, che, sì, è appunto in provincia di Avellino, sì, e che vorrei provare a sentire. L'abbiamo avvisato il presidente, no? Lo chiamiamo in diretta. Poi naturalmente Gianni, e anche poi questo, poi ti dico un'altra cosa, è normale che si festeggerà ad Avellino in maniera civile, ma questo a prescindere, cioè come dovrebbe essere sempre. Aspetta, riproviamo a fare questo numero, perché probabilmente non è più attivo, cioè da molto tempo? Sì, da molto tempo. Ah, ecco, perché era interessante sentire. Nel caso te ne mando un altro. Perché era molto interessante. Il numero selezionato non è attivo. Ne hai un altro sotto mano? Sì, te lo
Grazie, se puoi, perché io intanto, sì, mentre sì, tu fai questo passaggio di numeri, andrei da Bless. So che è un po' difficile per Leonardo perché deve prendere il numero di Carlo Maria, cioè da Carlo Maria Todini. No, io quello che voglio dire, restando un attimo su questo argomento, ovviamente ha ragione Carlo Maria Todini, ma ci mancherebbe altro. Il problema non è della città o dei cittadini, per esempio di Avellino, Salerno o Caserta, ma ci sono delle tifoserie che seguono le squadre delle proprie città, che hanno, insomma, raccontano e spiegano, no, scusami, che si mettono a difesa. Tutto a posto, voglio dire una cosa, e magari qualcuno potrà anche dirmi che sto sbagliando. Se dovesse mai succedere alla Salernitana, all'Avellino, al Nola, alla Palmese, alla Casertana, come si chiama la squadra di Caserta? Casertana. Alla Casertana, io festeggerei, perché vince il Sud, vince, certo, la Campania. Io lo so benissimo i napoletani che cosa sono pronti a scrivere sui social, ma lo scriverebbero all'indirizzo degli juventini, casomai. Non provate a festeggiare a Rione Sanità lo scudetto della Juve, ma non credo che i napoletani non gioirebbero per uno scudetto di un'altra città della Campania, ma senza difendere i miei concittadini. Io ti racconto quello che ovviamente è quello che osservo. No, io capisco ad avercela col Milan, con l'Inter, con la Juve, perché ecco, è territorio, è Sud, è Campania, sappiamo il significato che ogni vittoria del Napoli ha. Però per quelli... Gianni, io ti devo dire che ci sono delle tifoserie, cioè, che dici, non so... No, io dici che i napoletani, se la Casertana dovesse vincere lo scudetto, si incazzerebbero e direbbero provate a festeggiare. Non lo so, non credo, non lo posso sapere, però ti posso dire che c'è molta rivalità tra tifoserie e campane. Ma tutto a posto, ma tutto a posto, ma stiamo parlando di una vittoria, di una conquista clamorosa che dovrebbe... Diciamo che loro ti dicono vai a festeggiare a Napoli. È quello che allora 0816363. No, però mi interessa avere la vostra opinione su quello che abbiamo letto su un sito, ma anche più di un sito. Avellino e Salerno contro i napoletani, non provate nemmeno a festeggiare quello scudetto. Ha detto bene Carlo Maria Todini, non bisogna generalizzare, perché poi Avellino, Salerno, Caserta sono pieni di tifosi azzurri nati, cresciuti e pasciuti in quelle città. Buongiorno Gianni, lancio una proposta, sarebbe bello che festeggiassero con noi tutti i tifosi della Campania, anche con le loro bandiere. Carlo Maria Todini, ci sei sempre? Sì. Adesso proviamo a fare un altro numero, il presidente, come si chiama? Aspetta. Cozzolino è un altro, un'altra persona, ma sempre del club azzurro Avellino, Monteforte? Sì. Del servizio di segreteria telefonica. Senti, mi viene da pensare una cosa, stanno già fuien, Carlo, volendo fare una battuta. Allora, senti Carlo, no, tu sei ad Avellino, sei un attore, non c'entri niente col calcio se non perché ami pazzamente il Napoli, no? Sì, ma sì. Quando i miei ascoltatori mi scrivono Gianni, purtroppo stanno morendo, ci stanno schifando tutti, e mi riferisco anche ad altre cose che stanno scrivendo e anche altre radio nazionali stanno raccontando, no, di questo momento del Napoli, tu sei d'accordo, senza fare del vittimismo, la tua idea di tifoso... Ma guarda, azzurro. Io penso che noi napoletani, quando facciamo le cose, dobbiamo sempre esagerare. Come adesso stiamo vincendo lo scudetto in maniera esagerata, perché noi siamo passati 30 anni senza vincere lo scudetto, una volta che lo vinciamo lo dobbiamo stravincere. Allora tu sai meglio di me che quando uno è nettamente superiore, nettamente forte, ma questo capita anche nella vita, nel lavoro, tutte le cose, si automaticamente attira su di sé un po' di invidia da parte della gente, ma ci può stare, ecco, fin quando si rimane sempre a livello goliardico, a livello di un'invidia sana, diciamo, va bene. Poi è normale che quando si sfora, allora là no. Qualcuno mi sta chiedendo da quale fonte arrivano queste notizie. Beh, ci sono diversi articoli che hanno messo insieme tutti i post trovati sui club avellinesi, salernitani. Io ti posso dire che c'è proprio anche se fate un giro tra i vari gruppi, no, delle tifoserie eccetera, già se ne parla un po', quindi al di là dei siti ovviamente così. Queste chiacchiere qua che sembrano inutili servono anche a sensibilizzare, certo, a tranquillizzare e a dire per piacere non facciamo strunzata, perché non facciamo che da una festa poi
dobbiamo permettere al nord di raccontare tutt'altro. Fammi un piacere però, Carlo Maria Todini, io so che tu sei anche un bravo fotografo, se giri per Avellino e vedi balconi con qualche bandiera, banderella azzurra, mi giri le foto proprio da Avellino City? Va bene, complimenti per la tua carriera d'attore, grazie Carlo, grazie.